Insider torna e siamo con Paolo Paradiso. Paolo, rompiamo il ghiaccio, come è iniziata la tua avventura qui? Io sono arrivato nel FIT che era tipo novembre 2019 e in quel periodo avevo già un paio di amici che correvano entro nel FIT e furono stesso loro a convincermi a perlomeno a fare un tentativo e a iscrivermi alla Formula Open. Per quanto riguarda la community, che impressione hai avuto quando sei arrivato? Che sensazioni? Fin da subito ho avuto l'impressione di una community molto seria, organizzata, competitiva e anche leggermente più severa sia in pista che non rispetto magari ad altre community in cui ero stato precedentemente. People comes, people go, così si dice in inglese. La gente viene, la gente va. Ma in pista hai più amici o più nemici? Ho sicuramente più amici, ma questo riguarda più che altro il mio carattere, perché cerco sempre di tenermi le persone amiche e non cerco mai la discussione, neanche crearla, perché è una cosa che a me non piace, quindi perlomeno da parte mia non ho nessun nemico. Di acqua sotto i ponti dal 2019 comunque ne è iniziata a passare abbastanza, ma c'è un compagno di squadra della quale non faresti davvero a meno, che dici no, questo è il mio compagno ideale? Allora, questa è una domanda un po' difficile, perché comunque in questi ultimi 2 anni ho avuto 2 compagni fantastici, però se proprio devo sceglierne uno, e non me ne volga il mio attuale carissimo compagno di squadra, scelgo quello della scorsa stagione, ovvero Raf Wittex, perché con lui ho legato tantissimo e infatti ho passato proprio una bella stagione insieme a lui come compagno di squadra. Beh, devo dire che ce ne siamo accorti, ma venendo a qualcosa di un pochettino più strettamente tecnico, quanto tempo dedichi alla preparazione di una gara? Per quanto riguarda l'allenamento, mi alleno il giusto, quello che mi serve per prepararmi in modo adeguato alla gara, in modo da ottenere comunque un buon risultato. Infatti spesso mi alleno insieme al mio compagno di squadra, in modo anche da chiedergli consigli, strategie, assetti e così via. Dopo 3 stagioni all'interno di Formula Italian Team, qual è il ricordo più bello che ti porti dietro? Il ricordo più bello risale sicuramente all'anno scorso, durante il periodo della pre-season, perché durante la live della pre-season, mi assico se non sbaglio, decisi di fare il burlone e di commentare nella chat con un particolare account. La cosa bella di quella scena non fu tanto la reazione in diretta che ebbe la cabina di commento, ma quello che causò dopo, perché non avrei mai immaginato che una scemata del genere mi avrebbe fatto integrare così a bomba all'interno della community. Perché comunque, partendo dal presupposto che io sono una persona abbastanza timida, anche se non si vede, e il primo anno l'avevo passato più che altro ad ambientarmi e solo dal secondo ho iniziato ad integrarmi, ma neanche poco a poco, proprio così di botto, e infatti ancora non ci credo. C'è un pilota particolare in pista che vorresti non ti finisse mai davanti, quello contro la quale davvero non vorresti mai perdere? Questa è una cosa che non sa nessuno. Praticamente io ho una rivalità non dichiarata contro Tukumic, perché fin dalla prima stagione è stato il mio primo punto di riferimento da raggiungere e superare, anche perché eravamo spesso rivali in pista e nella classifica piloti, e quindi questa rivalità è rimasta e non voglio che mi arrivi davanti, appunto. Se ti do in questo momento la possibilità di scegliere un pilota della storia di FIT contro la quale scendere in pista e confrontarti, chi sceglieresti?
Sicuramente Marco Luconi, perché aspetto con ansia un suo ritorno in pista in modo da poterlo affrontare in prima persona. Non ti chiedo di salutarci Greggio e la Hunziker, non ti chiedo neanche di salutarci Andre e Marca, anche perché l'hai già nominato, però via! Regalaci un saluto, chiudiamo! Bene ragazzi, lasciate like, iscrivetevi al canale Twitch, mi raccomando, Formula Italian Team, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!